6 feriti gravi per i botti di Capodanno in provincia di Salerno. L'episodio più grave si è verificato a Cava dei Tirreni, dove un 35enne ha perso una mano a seguito dell'esplosione di un petardo. L'uomo accompagnato presso l'ospedale Santa Maria dell'Olmo e poi a Napoli, dove i medici si sono visti costretti ad amputare la mano. Sempre a Cava, un 24enne ricoverato in prognosi riservata per via di una frattura ossea all'orbita destra ed una contusione polmonare. A Mercato San Severino un commerciante rischia la perdita dell'occhio a seguito dell'esplosione di un petardo. A Capaccio due ragazzi di 19-17 anni sono rimasti gravemente feriti mentre cercavano di far esplodere dei botti in via Laura Mare. Il 19enne ha perso un dito mentre il 17enne ha riportato delle ferite ad un braccio. Nella mattinata di oggi, per verificare un petardo inesploso a Matinella, frazione di Albanella, è rimasto ferito il comandante della Polizia Municipale, il luogotenente Luigi Guarracino, accompagnato all'ospedale di Battipaglia dal sindaco Renato Iosca, e sotto osservazione.